Vai in registrazione, eh? Sì, vai in registrazione. Vai. Vai. Va bene, che vuoi che ti dica io? Siamo qui per... Ci sei, mi senti? Sì, vai, vai. Mi senti, ecco. Siamo qui per comunicare ai nostri amici che il nostro amico Mario Borghezio, pur in questa situazione molto bassa, di bassissimo livello, in cui si è ridotto il nostro paese, è comunque stato di nuovo eletto al Parlamento europeo. La qualcosa ci fa molto piacere, perché è uno dei pochi italiani che difendono gli italiani. Tant'è vero che la sua campagna elettorale è stata appunto una campagna in difesa degli italiani e contro l'immigrazione selvaggia, quella che vogliono lor signori, a danno del popolo italiano e soprattutto a difesa degli interessi economici e finanziari degli italiani contro i proprietari della moneta. Allora ricordiamo che Borghezio non è nuovo a queste cose. La sua presenza al Parlamento europeo data da molti anni, nel Parlamento europeo lui si è sempre comportato in questo senso con molto rigore. Voglio far vedere una fotografia di Borghezio in una rivista esattamente di 20 anni fa, ecco qui, quando era sottosegretario alla giustizia, dove diceva carceri non hotel, chiaro? Una carcere non deve essere un hotel, soprattutto se ci sono dentro dei boss della camorra, delle camarille, della politica che conosciamo noi e di quant'altro, è chiaro? Ecco, ricordiamoci che, come dicevo, Borghezio è stato sempre molto coerente con la sua posizione politica e ideologica. Speriamo che i nostri amici si rendano conto che abbiamo un difensore in Parlamento. Noi diciamo, in attesa di vedere quello che faranno i grillini, possiamo dire che una grillina è stata eletta e ci risulta che sia una delle donne che ci seguono con particolare attenzione, che ci fa piacere. Anzi, le diciamo subito in questo momento che vedremo i frutti della sua azione. Bene. Tu hai niente da dire in proposito? No, volevo dire che appunto appena avremo occasione, ma penso già in occasione appunto della presentazione del libro di venerdì pomeriggio, potremmo eventualmente per quell'occasione chiedere, tentare di fissare un appuntamento con Borghezio per incominciare a portare avanti quella diciamo programma, quella bozza di programma che si era detto di voler mettere in piedi appena dopo le elezioni. Sì, ma non sarà facile che una persona che vive abitualmente a Torino, che ha fatto la campagna nell'Italia centrale perché oltretutto era interessato a portare il suo messaggio nell'Italia centrale, venga a Roma per la presentazione di un libro. Mi pare che sia assolutamente assurdo. L'unica cosa da fare è semplicemente cercare di sapere quando lui nel suo programma autonomo intende fare un salto a Roma, visto che buona parte dei suoi elettori sono romani o comunque centro italiani, per chiedergli se vuole partecipare alla presentazione del libro, che, ripeto, è molto importante che circoli tra i nostri amici, soprattutto tra i nostri amici. Noi non abbiamo nessuna speranza che il libro sulla banconota possa circolare oltre, perché noi, come abbiamo già detto in tanti nostri video, ci troviamo a contatto con un paese come l'Italia, che è un paese triste, triste se non tristo, capito? E sappiamo perfettamente, i risultati di queste elezioni hanno ulteriormente bollato l'Italia tra tutti i paesi europei che hanno votato come il paese più retrogrado.
intendendo dire per retrogrado non i beneamati pigmei dell'Africa, i quali stanno benissimo così come stanno, non hanno da chiedere niente a nessuno. L'unica cosa è che non vadano troppa gente a rompere i coglioni nelle loro foreste. Retrogrado è colui che, pur potendo puntare su un miglioramento della propria condizione, no? È chiaro? Sì, sì. E invece continua ad attenersi agli ordini di scuderia. Ricordiamoci, e qui voglio ricordare, voglio far presente una cosa, il voto che è stato dato al ragazzotto qui, che io lo chiamerei faccia da apprendista barman, il voto che è stato dato al ragazzotto è un voto da picore, da trascinamento. Cioè, prima il personaggio è stato posizionato sui pulpiti, no? Come leader, e di conseguenza lo hanno votato. L'Italia è un paese dove io sono sempre stato strutturalmente contrario alla riforma, parlo alla riforma cristiana, perché noi sappiamo perfettamente quali sono, quali erano e quali sono le influenze sui riformisti, ne parleremo eventualmente un'altra, ma almeno viva Dio, un moto di riforma e di trasformazione c'è stato. Ci sono state delle lotte di religione, sono finite per lo più i massacri dei poveri riformati, ma porcaccio giù, è uno dei casi, la notte di San Bartolomeo, che non è uno scherzo, no? Ma viva Dio, qualcosa c'è stato. Qua non c'è stato proprio niente. Allora ricordiamo però che in un'epoca come quella medievale, che è stata caratterizzata da un rincorrersi di rivolte contadine, e ne capitavano di tutti i colori, adesso non se ne parla nemmeno, ma le rivolte contadine era una cosa terribile, e le rivolte contadine oltretutto hanno contribuito a modificare un po' anche l'assolutismo dei padroni del vapore, i quali avevano il terrore delle rivolte contadine. In Italia di rivolte contadine non ci sono proprio state. La prima rivolta contadina è stata quella dei contadini cristiani contro Lutero in Germania, non ce lo scordiamo mai, prima ancora che quelli francesi. Ma viva Dio, diceva appunto, viva Dio, no, io parlo, siamo già nel Rinascimento accentuato, ormai siamo tra il 500 e il 600, parlo del Medioevo, parlo del 1000, del 200, del 1000, del 1100, del 1200, certo. 1100, e l'Europa era scossa, tutti i paesi d'Europa erano scossi giorno dopo giorno, mese dopo mese, da rivolte contadine, represse nel sangue quanto vuoi, ma che creavano dei grossi problemi. Sto parlando di quelle. Certo. Per quanto riguarda l'Italia, le uniche rivolte contadine che siano state di un certo livello sono quelle che i piemontesi Montalloro hanno chiamato brigantaggio. In realtà erano rivolte contadine contro l'invasione spietata e le depredazioni a cui i piemontesi e i veneti anche, in parte, e qualche lombardo avevano sottoposto le popolazioni del sud dopo la spedizione 1000, siamo a 1861 fino ai confini col 1900, ricordiamoci bene queste cose, va bene? Ecco, allora, detto questo, diciamo sempre che l'italiano è una pecora. Quando vinse Berlusconi vinse non perché aveva delle proposte politiche di un certo spessore e che al passo coi tempi, ma perché la sua campagna si era basata sul fatto che lui era un vincente, era un leader nato, era un leader che gestiva quelle che per il popolo italiano erano il non plus ultra, la magia massima, le televisioni. Certo. No? Certo. Il padrone delle televisioni.
poi non entriamo nel merito della linea politica, qui ci sarebbe molto da dire, però la cosa più importante che voglio dire è proprio questa. Cioè, perché Berlusconi ha vinto? Perché si è posto come leader e allora le pecore hanno seguito. E adesso noi abbiamo un altro personaggio che, scimmiottando completamente Berlusconi, ecco perché in quella bellissima vignetta, no? Dove si parla appunto del ritratto di Dorian Gray, si vede Matteo Renzi che è passato prima di essere scelto per fare il leader, è passato attraverso gli esami di due berlusconidi, ricordiamolo sempre, Mike Bongiorno e Maria De Filippi, che hanno detto ok, si approva, è personaggio televisivo, telegenico e sicuramente avrà il seguito di coglioni. Infatti i coglioni sono andati subito dietro. Allora, queste cose sono per molto importanti perché? Perché il fatto che questo Matteo Renzi continuerà quello che hanno fatto i suoi padrini, cioè a svendere le ricchezze del popolo italiano, no? Sì. Non farà nulla contro le pretese degli usurai, ci tartasserà e continuerà a tartassarci pur di pagare infami balzelli alla Banca Centrale Europea. Questo fatto è passato assolutamente inosservato e non ha fatto presente nessuno. Sì, ma qua il discorso è molto più ampio. Noi sappiamo bene da quale scuola appunto nasce Renzi, da che famiglia nasce Renzi, da quale Renzi, di cultura nasce Renzi, da quel tipo di paradigma diciamo politico viene diciamo interessato e acquisito all'inizio Renzi attraverso il nepotismo del padre e degli amici, e quindi sappiamo che tutto il curriculum è stato tutto diciamo costruito fin da quando era bambino per avere il massimo di successo in un ambiente corrotto come questo. Quindi da uno abituato a avere un tipo di comportamento proprio interiorizzato fino all'ultima cellula in un ambiente diciamo oramai al tracollo della morale, è chiaro che il suo comportamento non può che essere amorale, e quindi tutto quello che lui ha detto, ha fatto o ha promesso o in qualche modo fatto balenare è del tutto funzionale all'acquisizione del placet, accondiscendenza da parte dei cittadini, ma non ha nessuna funzionalità effettiva, nessuna valenza creativa. Ma infatti non è possibile il contrario, anche se noi andiamo a vedere la letteratura politica italiana, e qui di esempi ce ne abbiamo quante ne vogliamo, però voglio farne vedere due, perché questi sono libri che avrebbero dovuto destare un minimo di attenzione. Qui ci sono la maggior parte degli intellettuali italiani che interessano di politica, hanno sempre e continuano ancora oggi a far vedere cos'è il popolo italiano, cosa succede in Italia. Guarda questo. Questo è il libro di Dalla Chiesa. Il sistema della doppiezza in politica, guarda. Troppo bello. È stato questo è Nando Dalla Chiesa, non è l'ultimo venuto, è uno che insegna, certo. È uno che insegna sociologia politica a un'università, quindi i suoi allievi avranno capito qualcosa o il loro carattere è talmente vile che di queste cose passano assolutamente sopra e gli passa assolutamente, non dico sulla morale e sul cuore, ma sulla testa. Ma guardate questo è un libro di un notissimo intellettuale che è stato pubblicato parecchio tempo fa,
perché questo libro è stato pubblicato, lo voglio dire, nel 91. Ricordo che faremo altri video, faremo altre cose. Io mi riferisco sempre a pubblicazioni, lavori di 20 anni fa, per far vedere come il panorama italiano non è assolutamente cambiato. In questo rivista, che è esattamente 20 anni fa, questo numero qui, della rivista, tienilo fermo, che è del 29 giugno del 1994, se uno va a leggere le cose qui, resta veramente stupito del totale immobilismo di questa società. Guarda, se i nostri amici lo vedono, vedi queste tre damazze? Vedi tutti e tre? Tienilo fermo. Fermo possibilmente, che sennò continua a scrivere. Sì, eccole qui. Tienilo fermo, che sgrana, continua a sgranare. Eccolo. Sì, chi sono? Adesso le vedo. Guarda, ecco. Sono sempre loro. Sono 20 anni che stanno sempre a rompere i coglioni. Alba Parietti e compagnia, sì. Alba Parietti e compagnia bella. Sì, le una è Alba Parietti, l'altra è la Marini. Le tuttologhe. Ma te rendi conto? Sono 20 anni che stanno. No, ma capito? L'altra è la cosa, è la Venier. Diciamole bene. Sì. La Venier. Sono passati 20 anni, stanno ancora lì. Ma porco Giuda, ma è vero che questi sono. Anche questi guardoni italiani sono invecchiati, ma porco Giuda, mettici delle ragazze più giovani, no? Cioè, beh, adesso ma anche lì sono passive queste. C'è la Gregoracci adesso, il giovane. Ecco, giusto, ma Gregoracci è la figlia di un potente, è la moglie di un potente. Sì, fra poco le coroneranno, vogliono presentare il marito come presidente della Repubblica. Farebbe una. Troppo migliore di Giorgio Napolitano, è fuori discussione. Troppo forte. Nella sua assoluta delinquenza è più palese e più tranquillo che non quest'altro che è delinquente veramente nel midollo. Ma guarda questo libro, questo è del grande intellettuale Gianfranco Pasquino. Tienilo fermo sempre, che sennò sì. Tienilo fermo, che non si. Ah, le pubbliche cittadini. Sì. Gianfranco Pasquini. Sì. Pasquino, sì. La Repubblica dei cittadini di ombra. E cioè? Cosa deve scrivere uno? Pasquino è uno dei più importanti intellettuali critici della società italiana. La Repubblica dei cittadini di ombra. E cioè che vuol dire? Gli italiani non sono nemmeno in carne e ossa. Sono cittadini ombra. Questo è vero. Ectoplasmi, io ho sempre definito Matteo Renzi ectoplasma. Sì, ma infatti non c'ha nessuna sostanza, dentro di sé è nulla. Come si dice, sotto il vestito nulla. Posto che abbia un vestito. Una volta lo dicevano delle donne che, come la signora in rosso che faceva vedere il culo, no? Con l'alzata di vento tipo Marilyn Monroe, no? Con la soffiata. Ma senti quello che dichiara la moglie di Renzi, insomma, mi parlavano di certe dichiarazioni della moglie di Renzi non molto positive nei confronti di questo workout. Vabbè, senti, l'ultima cosa e la chiudiamo, per non tediare dopo i nostri amici. Allora, tu sai che l'1 e il 2 maggio abbiamo una grande operazione di musica folk. Ripeti, non ho capito. Abbiamo? L'1 e il 2 giugno abbiamo una grande esibizione di musica rock. Dove? Allo stadio olimpico. E con chi? Si esibisce il Papa. Troppo bella. Hanno già, chi...
hanno già chiuso tutto, un casino, non si può più passare. Ah, ma che cavolo stai dicendo, ma davvero? Sì. Si esibisce il Papa? Sì. No. Non so cosa farà Gianni Morandi, cosa farà, che ne so, Baglioni. Cosa faranno? È vero che, ad esempio, il duo, mi ricordo sempre, come si chiamava? Il duo Lescano. No, quello era il trio. Ah, il trio Lescano. Quello era il trio. Sì, no, era quel duo che Albano e moglie sono esibiti in Russia. Ah, Romina Power. Tra il visibilio dei russi. Vabbè, ma dai, questo... Allora... Ma guarda, sì, è vero, no, l'1 e il 2 giugno. Ma... Esibizione, cosa fa lì? No, cioè, farà anche il suo predicozzo, farà le sue cose come ha fatto in Brasile, no? No. Tutti a parlare lì con tutti quei... Come ha fatto con in Brasile? Con quella pancia... Che ballavano tutti lì assieme alle bandiere, insomma, è chiaro, no? A Israele la farà come vuole. A Israele la farà come vuole, ha baciato le mani. Ha baciato le mani a Israele, ha visto che roba? È naturale, il giullare da tutti i punti di vista. Senti, io chiudo con questa immagine che ti voglio far vedere. Aspetta, tienilo fermo, aspetta. Sì. Aspetta, non si vede bene. Una domanda a Dio. Cos'è? Fai una domanda a Dio. Cos'è? Questi distribuiscono queste cose, eccolo qua. Fai una domanda a Dio. Ah, ho capito. Allora io la domanda gliela faccio subito. Quando ci liberi di questi preti? Di questi... Lanzichenecchi. Appunto. Altro che assalto dei Lanzichenecchi, sono loro i Lanzichenecchi. La Madonna. E cos'è questo che non riesco a vedere? Ah, Curzio Maltese era questo, eh. Questo pure è valido. Di che parla esattamente? Lo leggeremo piano piano perché ci sono delle operazioni che pochi conoscono. Perché ad esempio ci sono tante suorine che invece di passare le loro giornate, no, nelle celle a macerarsi per i poveri, a pregare per i destini del mondo, a umiliarsi per i poveri come faceva, non a caso l'hanno fatta santa, visto ormai la rarità di questi personaggi, no? Madre Teresa da Calcutta, no? Sì, sono talmente rari che un bel momento appena muoiono li fanno diventare subito santi. Queste suorine fanno le alberghiere, le albergatrici nei loro conventi, sì, in mezzo a Roma. Ecco, io direi che a questo punto chiudiamola lì e non se ne parli più. A presto, auguri al nostro amico Borghesi, congratulazioni e auguri. Okay. E ricordati che domani dovremo andare a sentire quel grande antropologo che si chiama Antonio Saccà, perché vale la pena di chiedergli qual è la sua opinione sul libro, sulla finanza, uno dei più importanti antropologi assieme a Ida Magli che abbiamo in Italia. Va bene, senti, ti volevo dire... a che ora ci vediamo? Alle 5:30. Quando vuoi tu? A che ora è la? Sì, 5:30. Mi pare alle 7:30. Allora ci vediamo verso le 6:30 da te. Va bene, ok, a presto. Domani. Ci sentiamo per telefono. Ciao. Ciao. Ciao.